Inaugurazione dei nuovi spazi ristrutturati in seguito al finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale oggi alla Scuola Mattei di Gela. Il taglio del nastro è coinciso in occasione dell'ultima giornata di iniziative promosse in questa settimana dall'Istituto Scolastico in tema di legalità. Noi il seme lo dobbiamo buttare, questo seme troverà talvolta terreni fertili, talvolta l'aridità, però è compito della scuola questo farlo, la scuola assieme alle altre istituzioni. La scuola rimane forse uno degli ultimi baluardi in difesa della trasmissione di valori culturali e morali fondamentali per la società. Se perdiamo questa sfida, allora vuol dire che abbiamo perso la sfida per il futuro. Presenti oggi numerose autorità, il presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Salvatore Cardinale. Le manifestazioni che si sono svolte in tutta la provincia siano la chiara dimostrazione che il concetto di legalità prende piede e deve prendere piede principalmente tra i giovani e le future generazioni. Ormai è superato il concetto della scuola che serve solamente per far di conto, come si diceva una volta, per imparare la poesia a memoria. La scuola è un centro di formazione sociale dell'individuo, come la famiglia, e in accordo con la famiglia. All'iniziativa di oggi c'era anche il presidente della Commissione regionale antimafia, Nello Musumeci. Per poter riuscire a creare un vero e proprio moto culturale nella nostra società, capace di neutralizzare ogni fenomeno criminale e mafioso, ci vorranno decenni. Se non cominciamo dalle scuole, tutto diventerà più difficile. Del resto, la mafia ha paura proprio della cultura, perché per 150 anni in Sicilia la mafia si è nutrita della umertà, cioè della paura di chi non vede, di chi fa finta di non vedere, di non sentire e non vuole parlare. E allora cominciamo dalle scuole per poter trasmettere un messaggio di coraggio e di rivincita. I nuovi spazi della scuola sono stati benedetti dal vescovo della diocesi di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana. Se noi riuscissimo ad apprendere questo principio basilare che io considero, ripeto, il nucleo della legalità, quello del rispetto vicendevole, a partire da quello che è il territorio e quindi quello che le tradizioni e anche il passaggio dei nostri padri hanno lasciato, penso che questo sia il miglior modo per far crescere dei ragazzi al senso della legalità, cioè a quel senso, ripeto, della dimensione vera dell'altro. Il sindaco Domenico Messinese. La famiglia, ricordo che è l'elemento fondamentale su cui si basa l'educazione, e quindi la legalità parte dalla famiglia e l'amministrazione deve fare la cosa semplice, rispettare fare rispettare le regole, e le regole sono uguali per tutti.